Intanto come stai? Bene. Da quanto tempo vivi qua? È quasi 2 settimane. 2 settimane perché sono stato a Firenze, sono sceso qua a vedere la mia famiglia. La mia famiglia mi ha fatto stare 6 giorni in casa e poi ha preso e mi ha buttato per strada. Perché io ho una bambina da 4 anni. Tu hai una figlia di 4 anni? Sì. E dov'è adesso? A Borgo Nuovo. Dov'è? In una casa con qualcuno? Sta proprio con la mia moglie, sì. Tu non puoi stare con tua moglie a casa? Che per dirti la verità, io ho avuto dei problemi. Tipo la mia moglie mi ha beccato con la... Prima mi facevo. Vabbè, non ti preoccupare. E mi ha beccato, ho avuto dei problemi. Poi mi ha buttato per strada. Poi io sono stato 20 anni senza scendere in Sicilia a vedere la mia famiglia. Mi è venuto alla testa di scendere a vedere la mia mamma, la mia bambina, cose. Mi ha fatto stare in casa tipo 6 giorni così. Poi la mia mamma di lunedì ha preso, mi ha accompagnato alla stazione, mi ha detto guarda devi andare via. E me ne sono andato, capito? Mi ha dato dei soldi, però fare questa vita ti pare che mi piace a me. Non mi piace proprio, dico la verità. Capisco che tu non vuoi fare questa vita, no, io credo che nessuno la voglia fare, no? Ma non c'è una soluzione a tutto questo? Ti sei rivolto a chi di competenza? Esistono dei dormitori? Dico la verità. Però ho capito. Non cioè... voglio andare, lo sai perché? Perché rubano. Non l'ho mai girato i dormitori, ti dico la verità, però... Guarda, io ho parlato con i ragazzi, mi raccontano i dormitori, sono molto sicuri e io ti posso dire, per esempio, puoi andare da Biagio Conte, lì si dorme bene, si sta caldo. Ho conosciuto dei ragazzi che vengono qua e mi hanno detto non andare al dormitorio perché è un casino che rubano, fanno, dicono. Ma nella peggiore delle ipotesi, cosa ti possono rubare? Mia, io lo so, però non voglio andare io, ti giuro, perché poi... Non è che voglio stare sempre qua a dormire. Io può essere pure per Natale, quando finisce il Natale prendo e me ne vado, capito? Me ne vado tramite Milano, capito? Io giro il mondo, capito? Non sto sempre nello stesso punto, capito? Ma come vivi tu? Cioè durante il giorno cosa fai? Tutto la mattina mi alzo alle 8 per dirti la verità. Ora ho la sorveglianza speciale per dirti la verità. Tengo io. Ho la sorveglianza speciale per dirti la verità. E io vado a firmare tipo domani mattina. Poi mi metto qua alla banca, qua che non mi pare male. Meglio chiedere ma non rubare. E le persone mi aiutano, capito? Chi mi dà 10 euro, chi mi dà 3 euro, chi mi dà 5 euro. Io prendo e mangio, capito come? Dove ti lavi? Vado alla Caritas, sì, dove c'è la Cona. Sì, vado là, giuliami. E tua figlia la vedi? L'ho vista una settimana fa, ora non la vedo più, per dirti la verità. Capito? Vorrei andare a casa a parlare con mia mamma, a dirci guarda perdonami, fammi rientrare in casa. Però io che ho 40 anni, mica la faccio in terra, capito come? Tipo non so coraggioso andare a casa, capito? Io sono sicuro che secondo me se lo fai... Ciao carissimo. Se lo fai magari la mamma rimane contenta. Lo so, però mi pare a me non ci riesco ad andare, capito? Perché so che mi ha dato questa pure la coperta, capito? E quando la mamma ha sentito che io dormo per strada ci è venuto pure lacrimi negli occhi, capito? Quando mi ha accompagnato alla stazione, che mi ha dato dei soldi, ci sono venuti degli lacrimi negli occhi. Mia mamma c'ha 68 anni, capito? Senti freddo stasera o no? No, per dirti la vita no. I ragazzi qua ti aiutano però. Sì, abbastanza. Sì. Sì. Ma non so più cosa dire. No, non devi dire nulla. È che io sento il tuo racconto e sono convinto se ti prendi un consiglio di un cretino, torna da tua madre. Te lo dico. Dai, provaci. Lo so, ieri ho conosciuto un ragazzo pure e me l'ha detto pure, mi ha detto vai a casa. Mi ha detto e parli con la mamma, ci abbracci le gambe. E ci perdonami. Dai. Però io che c'ho, ma ti dico la verità, quasi 20 anni che non vivo con loro. E vabbè, poco importa, c'è sempre tempo per ricominciare. Ed è una cosa un po'... mi pare male, ti giuro. Fallo. Che sono pure anziani. Dai. Allora, provvediamo a dare qualcosa ad Antonio. Antonio si chiama? Posso... Eccolo là.
c'è il tè caldo.